Siamo in compagnia di Fausto Vitaliano ed Enrico Pandiani. A Pandiani vorrei chiedere un commento sul panorama della letteratura gialla in Italia, come sta andando in questo periodo. Noi due benissimo. Beh, no, scherzi a parte. Secondo me è un panorama molto frizzante, molto vivace. Ci sono tantissimi libri che escono, molti bei romanzi. Viene raccontato il paese in tutta la sua lunghezza da autori che si occupano soprattutto di quello. È un tipo di romanzo che racconta abbastanza bene in molti casi la società in cui viviamo, i problemi, i casini, i contrasti, le contraddizioni che cui siamo abituati nella società di oggi, per cui penso che in questo momento il giallo, il noir, il poliziesco vivano un momento abbastanza eclatante. Bene, invece a Vitaliano volevo parlare un pochino del suo romanzo, dove al centro ci sono l'amicizia e il gruppo di giovanissimi. Perché per lei è così importante questo tema? Beh, anzitutto anche nel libro di Enrico si parla un po' della stessa dinamica del gruppo. Abbiamo fatto oggi una presentazione molto carina in cui abbiamo toccato proprio questo argomento, cioè la forza del gruppo, l'importanza del gruppo e di come stare insieme sia meglio che stare da soli e che il gruppo ti consente di superare anche paure che magari da solo avresti più problemi a superare. Abbiamo inserito questo gruppo, io e Enrico, in due romanzi gialli, ma in cui, come spesso capita nei romanzi gialli, la vicenda investigativa è spesso una scusa per poter raccontare così, un espediente per poter parlare anche di altro, in questo caso anche di amicizia, no, Enrico? Amicizia, sì. Amicizia che è importante, come diceva Fausto prima, è l'unico caso in cui ti scegli veramente una persona quando ti scegli un amico. Io ho scelto Enrico Pandiani. Esattamente, noi ci siamo scelti e quindi siamo amici e saremo sempre amici. Finché lui non vende più di me, allora non saremo più amici. Allora Non è saremo vero, amici non per è vero, sempre, saremo guarda. sempre amici. Tanto ci sarà sempre qualcuno che vende più di noi. È vero.